Cari amici della Champions League, bentrovati, scusate per l'interruzione di ieri, tutto è risolto, tutto è perfetto, oggi è l'8 maggio, il diverbio con Annona si è risolto pacificamente, senza alcuna conseguenza fisica per nessuno. E le notizie di oggi sono molto più importanti. Parliamo di Super Cep, detto anche Cep Dante, tutti i suoi componimenti poetici che sono stati inviati oggi in rima, chiedono urgentemente risposte per le rime, soprattutto da coloro che sono stati provocati, i tifosi nerazzurri. Ora vi saluto velocemente lasciando la parola al mio corrispondente Otto Biscotto. Io devo andare un attimo a Fate Bene Fratelli, ma nessun problema, io devo andare a salutare i fratelli Rebellin. Vi saluto tutti, arrivederci, a domani, ciao ciao. Signore e signori della Champions League, buonasera, notizie flash. Ci è arrivato un comunicato stampa dei fans di E Vinciamola che chiedono a gran voce il cambio del nickname per il prossimo anno. La seconda notizia importante di oggi è che questa sera avrà inizio presso il Teatro Smeraldo di Milano il nuovo musical con protagonista Tragio, sulla storia di Don Lurio, grazie alla sua straordinaria somiglianza con il fenomeno del ballo. Ultima notizia, che è clamorosa, IK2IQV è stato convocato con urgenza dall'ufficio anagrafe in quanto risulta impossibile calcolare il suo codice fiscale. IKP2KPV, più di così, alla prossima, arrivederci.